Oh! Be quiet, be quiet! Non è casa tua, stai calmo! Rissa sfiorata, ragazzi! Passo dopo passo, round dopo round, la guardia sempre in alto, e se questo non ti basta? Ragazzi, siamo nel cuore di Roma e stiamo andando da Giacomo Micheli, che ci racconta come va la sua avventura a Las Vegas. Lo andiamo proprio a stanare nel suo ristorante, nel ristorante di famiglia. Eccolo Jack, eccolo lì, l'ho trovato subito. Tac. Bello Jack, tutto bene, sì. Eccoci qua, allora... Che facciamo? Andiamo subito dal tuo manager, che dici? Anzitutto, quanti match hai? Partiamo dalla base, per chi ti conosce ma magari serve un ripasso. Ok, ho 80 match da dilettante e all'incirca 65 vittorie, 15 sconfitte, molti match internazionali, li ho fatti diciamo in quasi tutti i paesi europei. Ok. E... tutti questi match li ho fatti perché sono stato a lungo in nazionale, da quando ho 13 anni che sono in nazionale, e questo. Quindi sei un pugile con tanta esperienza, diciamo, sì, si sì, può sì, dire, sì. Anche internazionale. E i match più duri quali sono stati? I match più duri, io direi quest'anno, ho fatto con un uzbeko, sì. E nello Strangia, il torneo, quello in Bulgaria, a Sofia. Quello è stato un match duro, anche se ho perso, però mi sono comportato bene sul ring. E poi anche quello col polacco che ci ho fatto due volte, che è tipo nel ranking il decimo al mondo. Madonna. Quindi secondo me ci ho fatto agli europei con lui e diciamo è finito là. La prima ha vinta lui, la terza ho vinto e l'ho vinta io, la seconda tipo un 3-2 per lui, quindi stava là il match. Ok. Te la sei giocata bene? Benissimo, sì, sì. Qualche dato che ci vuoi dare, tipo lo stile, cioè qualcosa che hai notato che è proprio differente e che ti è piaciuto, qualcosa del genere? Allora, mi è piaciuto molto l'impostazione sulle gambe, che è molto diversa, loro stanno molto in squat, tipo così stanno, lavorano più. Ok, okay. Sì. E poi molto il jab mi è piaciuto, cioè hanno un bel tempo sul jab. Tanto jab? Sì, eh? Sì, sì, molto figo. Oh, qua sti ragazzi vogliono fare sparring. Dai, raga, quando vi pare. Su Instagram ci hai detto che vuoi fare l'esordio a Las Vegas. Sì, io voglio fare proprio la carriera a Las Vegas. Vuoi fare tutta la carriera a Las Vegas? Sì, devo fare tutta la carriera. Ok. Devo firmare con qualche ditta importante. Sì? Ditta, non so se sì, vabbè, qualche promotore. Qualche promoter importante, sì, dici? Sì, sì. Ok. E niente, voglio... Cioè questo è, diciamo, il mio sogno, il sogno di tutti. Secondo me... Ce la puoi fare? Sì, ce la faccio. Ma devi farti notare in qualche modo adesso oppure... Ma guarda, sicuramente già mi hanno notato perché ho fatti i guanti sia a Top Rank che da Floyd e sono andato molto bene, quindi penso che già un'occhiata me l'abbiano data. Bene, comunque nel frattempo che abbiamo fatto questi 100 metri siamo arrivati al Colosseo. Siamo arrivati casa, al casa. Colosseo, che è casa un po' di Giacomo. E lui parte dal Colosseo e arriva a Las Vegas, dove adesso ci stanno i gladiatori, diciamo, dell'epoca moderna, perché là combattono tutti i migliori. Giusto. Lui è il manager di Giacomo Micheli, si chiama Marco e sta a Las Vegas. Ecco. Da tanti anni. Da tanti anni. In pratica tu di che ti occupi però? Noi ci occupiamo in realtà di entertainment, ma oggi il boxing è anche entertainment, quindi abbiamo diciamo un po' allargato allo sport quello che facevamo già con la società. Ci occupiamo di grandi concerti, di base tipo di quello. Tipo grandi concerti, ad esempio, qualche da Andrea nome? Bocelli, a John Legend, a Kevin Costner, a Usher.
Il rapporto con Jack è cominciato qui a Roma, diciamo in modo fortunato, nel senso che io adoro il suo ristorante. E Jack mi ha servito una volta con un cazzotto in faccia, quindi c'era l'occhio nero. Storia vera? Sì. Qui ho detto che fai, qui abbiamo cominciato a parlarne. Da lì abbiamo deciso che ovviamente era sua volontà fare questo percorso negli Stati Uniti e quindi diciamo tutto è cominciato un po' da qui, ma per portare il progetto di là. Giacomo è un artista, nel senso che la vive a 360 gradi questa cosa, la vive dal punto di vista atletico e professionale, è un piacere lavorarci perché comunque in ogni caso sai, non devi lavorare con una persona che devi continuamente stimolarlo, si stimola da solo, sa quello che vuole, quindi diciamo che rende il nostro lavoro più semplice, perché comunque in ogni caso deve venire da lui, indipendentemente da quello che noi possiamo creargli intorno, è lui che ci mette la faccia, è lui che comunque in ogni caso può essere benvenuto o non benvenuto in posti dove andiamo, è lui che come in ogni caso rischia di più di tutto, diciamo sulla sua vita e sulla sua persona. Noi ovviamente cerchiamo di rendergli le cose più semplici e direzionarlo, no? Però il più grosso sacrificio perché alla fine è quello, perché alzarsi tutte le mattine alle 5 alle 6, allenarsi 2 o 3 volte al giorno, mangiare sempre in modo metodico e costante, fare una vita di quel tipo, è una cosa che non tutti possono fare, è importante farlo a un'età giusta, quello che dico sempre a Jack, lui è nel momento giusto, perché sai, quando affronti queste cose a 27-28 anni è la stessa cosa come affrontare a 19-20, no? Certo. Cambiano gli obiettivi. Allora, il nome d'arte o comunque il tuo alias quale sarà, se si può dire? Secondo me ci stiamo ancora pensando. Ma ti dico, non vogliamo allontanarci dal suo nome originale. Iron Jack. Iron Jack, we like it. And, you know, and anche Jack Micheli. E comunque, in ogni caso, secondo me, il suo nome va benissimo. Ti ho detto, poi se succederà che avremo qualcosa di clamoroso che esce, siamo ancora nei tempi per lavorarci. Per ora avere il suo nome e il suo cognome va più che bene. Rappresenta l'Italia, rappresenta l'italianità nel mondo e nello sport, quindi va bene così. Una palestra dove 3 volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e arrivano tanti ragazzi, anche da altre parti dell'America, vengono lì solo per fare i guanti, cioè partono i guanti dalla mattina alle 10:30 fino all'1 così, e fanno i guanti, cioè capito? Cioè io arrivo là con la borsa, faccio i guanti oggi, e loro va bene, cioè ti fanno anche firmare un foglio dove c'è scritto, cioè se ti fai male è una tua responsabilità, okay. Capito? Ho fatto là i guanti il penultimo giorno prima che andassi via da Las Vegas e l'ho fatti con un messicano, bravo, però sono andato molto bene, tutta gente a bordo ring che guardava, ambiente figo, mi è piaciuto tanto, sì. Ci siamo ritrovati. Allora, salutiamo Giacomo e Marco, ricordiamogli che non si devono dimenticare di Box Live una volta che Giacomo diventa famoso. Mai. E allora niente ragazzi, al prossimo video su Box Live.